Sabato 4 maggio a Feltre si è tenuta una giornata di formazione e sensibilizzazione sulla gestione e protezione della torbiera di Lipoi, nell'ambito di un progetto finalizzato alla conservazione degli habitat locali e delle condizioni per la riproduzione delle specie caratteristiche. L'iniziativa, che rientra nelle attività del bando Habitat 2020 promosso dalla Fondazione Cariverona, ha come capofila il comune di Feltre. La torbiera di Lipui rappresenta una parte importante del nostro territorio in quanto zona umida, protetta, ma soprattutto perché ricca di storia ambientalista e di fatti e accadimenti che attorno e all'interno di questo territorio sono successi negli anni. È nota anche perché dalla torbiera di Lipoi prende avvio il torrente Uniera che poi transita, passa per Feltre. Alla giornata formativa hanno partecipato gli studenti dell'Istituto Agrario della Lucia di Feltre e due classi prime della scuola secondaria di primo grado Gino Rocca. L'Istituto Agrario con tutte le sue classi e quindi formando gioventù si impegna volentieri in questo progetto come partner attivo, sia per quanto riguarda il sostegno alle ricerche che porta avanti principalmente l'Università di Bologna, ricerche che riguardano sia gli aspetti vegetazionali, floristici che quelli faunistici in un secondo momento. Per il pregio che ha la torbiera per la sua rarità, sia ci impegniamo con i nostri ragazzi nella manutenzione attiva, quindi sfalci ed cespugliamenti per evitare appunto l'interramento e l'inarbustimento della stessa. Ad approfondire i contenuti relativi alla biodiversità presente nella torbiera di Lipoi, Iuri Nascimbene, docente dell'Università di Bologna. Come università stiamo contribuendo allo sviluppo di conoscenze, soprattutto appunto in ambito botanico, su questo ecosistema della torbiera di Lipoi, un ecosistema interessantissimo perché ospita specie ormai divenute molto rare, di grande interesse biogeografico. Chiaramente lo sviluppo di conoscenze sulla componente vegetale è alla base poi di tutte le attività sia di conservazione ma anche di valorizzazione di questo ecosistema.